Buonasera e bentornati o benvenuti se è la prima volta che seguite una diretta organizzata da Photocult. Io sono Jessica Barresi e oggi siamo orgogliosi di ospitare ben due protagonisti del panorama fotografico italiano. Uno è qui con me nel nostro salottino di redazione, Irene Alison. Benvenuta e grazie di essere Grazie. qui. L'altro a distanze siderali, direttamente collegato dal suo studio, Claudio Corrivetti. Ciao Claudio, benvenuto. Buonasera a voi. Dunque, Ciao, ciao. io vi ringrazio per essere qui, mi lancio in una rapida presentazione, anche se non è facile con questi due fare la presentazione in modo rapido e esaustivo. Irene è una giornalista professionista e consulente fotografica in primis, è direttrice creativa dello studio di consulenza e progettazione fotografica Verlab, è redattrice, quindi collabora con tantissime testate molto importanti, nazionali e internazionali. Docente di fotografia, autrice di due saggi fotografici intitolati Aiutami, My Generation e I Revolution. È mamma, è fotografa e un sacco di altre cose che sicuramente avremo modo di citare nel corso della serata. Dall'altra parte dello schermo, Claudio Corrivetti. Claudio, tu fotografi da una vita, se ho ben capito, però a un certo punto della tua attività fotografica hai intrapreso anche il percorso dell'editoria, che ti è piaciuto così tanto che nel 1994 hai fondato la casa editrice indipendente Postcard, che sicuramente molti di voi già conoscono più che bene. Ciò che li porta qui entrambi stasera è il meraviglioso oggetto che vedete tra le mie mani, è intitolato La Madre Attesa ed è il primo libro fotografico di Irene, edito appunto da Postcard. Prima di parlare insieme a voi, ricordo a chi ci sta seguendo che questa diretta è registrata e che il video resterà disponibile sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube di Photocult. Vi invito caldamente a seguire, a iscrivervi al nostro neonato giovanissimo canale in modo da aiutarlo a crescere in maniera un po' più rapida. E vi ricordo anche che potete fare domande in qualsiasi momento, scrivendole nei commenti, sia su Facebook che su YouTube. Quindi non siete timidi, fatevi avanti, potete fare domande a Claudio e Irene, entrambi. E ciò detto, ci lanciamo tra le pagine della Madre Attesa. Dunque, Irene, io ho letto sul tuo profilo Instagram che di fatto il semino di questo progetto, inteso come l'idea di trasformare in un libro fotografico gli ultimi 3 anni un po' intensi e vorticosi della tua vita, l'ha gettato proprio Claudio. E se me lo confermate, prima di chiedere a lui cosa ci ha visto nella tua storia di trasformabile in un libro, chiedo a te di fare un passo indietro e raccontarci questa storia, quindi cosa c'è tra le pagine della Madre Sì. Attesa. Allora, grazie Jessica della bellissima introduzione. Non ti sei persa nessun pezzo. Non è vero, però No, ci vabbè, sarà modo. quasi tutti i pezzi del puzzle, perché sì, ho un'identità, diciamo, professionale e creativa un po' complessa, insomma, e adesso questo ulteriore risvolto. Di appunto, come dire, cominciare a ritrovarmi un po' a raccontare le storie per immagini, anche se questo è un libro di immagini e parole, è come dire, per me sicuramente un nuovo capitolo del mio rapporto con la fotografia che dura praticamente da sempre in tante forme diverse. Questa storia per raccontarti cos'è questa storia, devo necessariamente anche appunto raccontare che cos'è il mio rapporto con la fotografia e perché questa storia è diventata una storia per immagini. Questa è la storia dei miei primi 3 anni di maternità, è la storia di quello che è successo dopo l'incontro con mia figlia. Ho incontrato mia figlia per la prima volta 3 anni fa in una palazzina bassa del centro di Bogotà, in Colombia, e da quel giorno siamo diventate madre e figlia. Mia figlia è stata adottata, l'ho adottata quando aveva 5 anni,
E quindi il mio inizio nel territorio della maternità è stato un inizio, credo che gli esordi della maternità siano sempre comunque in qualche modo scioccanti e burrascosi, ma per quanto mi riguarda sono diventata madre così, prendendo per mano una bambina mai vista prima, una piccola persona di 5 anni, e entrando in quell'ufficio che non ero madre e uscendone madre. E con un carico immenso di aspettative reciproche. La madre attesa si chiama la madre attesa perché è la storia di una madre che è stata molto attesa, perché mia figlia ha lungamente atteso una madre, ma si chiama così anche perché è la storia della madre che io mi aspettavo di essere, e anche io ho avuto tanto tempo per immaginare la madre che sarei stata. Bene, dal momento in cui siamo uscite da quell'ufficio e ci siamo prese per mano, quasi niente è stato come l'avevo immaginato, come l'avevo atteso. Soprattutto io non sono stata all'altezza delle aspettative su me stessa, e ho scoperto quanto quella maternità, seppure così voluta, così desiderata, era difficile da vivere. Quel ruolo di madre era difficile da interpretare, anche perché mi ci è voluto tantissimo tempo per sentirmi madre al di là del ruolo, al di là del nome. In questo percorso di accettazione reciproca tra me e mia figlia, in questo percorso di accettazione delle mie mancanze come madre, come essere umano forse, e in questo percorso di accettazione di una figlia straniera, di una figlia che da fuori doveva entrare dentro e non da dentro doveva uscire fuori, la fotografia è stata il mio veicolo di espressione e probabilmente anche il mio veicolo di salvezza, perché insieme alla scrittura la fotografia è la lingua che ho sempre parlato, anche se da foto editor, da critico, da curatrice, ma è sempre stata il mio linguaggio di espressione, di lezione. E quindi mi è venuto naturale fotografare per raccontare quello che vivevo, fotografare per tenere insieme i pezzi della mia storia, fotografare per imparare a guardare questa figlia aliena e sentirla mia. E piano piano, anche attraverso l'uso di Instagram, ho cominciato a condividere dei pezzi di questo racconto. Ho cominciato a condividere dei pezzi di questa sensazione disarmante di inadeguatezza rispetto al ruolo in cui dovevo calarmi. Il feedback delle persone, il calore delle persone, il modo in cui le altre persone si sentivano toccate dalla mia storia e dalla mia fragilità, mi ha fatto capire in una prima istanza che forse questa storia non riguardava me sola, forse questa storia riguardava altre madri adottive, ma di più, forse questa storia riguardava altre madri. E ho cominciato a tessere all'inizio, appunto via Instagram, questo piccolo mosaico di immagini e di parole per raccontare questa cosa indicibile, per raccontare questo senso di inadeguatezza indicibile, di cui avevo vergogna, rispetto al quale avevo pudore, ma che sentivo allo stesso tempo il bisogno di condividere. E a un certo punto Claudio, che è l'editore dei miei saggi, Claudio che è l'editore con cui lavoro dal 2009 ormai, Claudio che è anche un amico e una parte della mia famiglia per me, parlando di quello che stavo vivendo, parlando di quello che stavo facendo, seduto appunto sul tappeto di camera di mia figlia, mi ha detto: ma perché di questa storia non ci facciamo un libro? Infatti, adesso ti interrompo un momento, perché proprio la domanda che avrei fatto a Claudio, visto che sapevo che tu hai avuto modo di osservare questa storia dall'esterno, ma non troppo, perché vi lega questo duraturo rapporto di amicizia,
Che cos'è che ti ha fatto pensare che la vicenda di Irene avesse un potenziale come libro? Con la tua esperienza di editore fotografico, cos'è che ti ha fatto intuire che potesse funzionare come libro? È il tappeto magico. Cioè... Chissà che c'era su quel tappeto. Non me ne sono accorto prima, poi scendendo le scale ho detto, ma che cosa ha detto? Ma poi, scusa, io sono convinta che Claudio questa cosa manco se la ricorda. È ubriaco? No, me la ricordo. Serata di bevute insieme. Allora mi devo rimangiare la domanda. No, me lo ricordo, ma più che altro era perché l'ho seguita, allora, l'ho seguita su Instagram, no? Che lei è stata la mia insegnante di Instagram, perché quando non sapevo nemmeno che cosa fosse Instagram, lei mi raccontava in macchina, in un viaggio che abbiamo fatto per un festival, e gli chiedevo tutte le cose più assurde, come si accende il telefono, come che bisogna scrivere, così. E quindi mi spiegava le storie, che cosa significavano, come a un bambino di 5 anni, giustamente, che non capisce niente, no? E quindi poi piano piano vedevo le sue storie, prima che andasse poi in Colombia, chiaramente. Poi quando ha cominciato a scrivere, ed era lontana e non potevamo sentirci, era interessante vedere che ogni giorno succedeva qualcosa nella sua vita. Insomma, poi l'emozione che ancora ha lei nel raccontarla fa capire quanto il libro sia... Mi stava facendo venire l'occhietto lucido, perché... Ma il libro è la punta dell'iceberg di tutto quello che racconta il libro. Oggi parlavo con Emanuele, che ringrazio, tra parentesi, per quello che sta facendo con Fotocult, siamo amici da molto tempo, e anche come accoglie le persone è veramente una cosa molto molto bella. E quindi parlavamo con lui appunto di quanto certi libri raccontino delle tematiche che sono, dovrebbero essere veramente alla portata di tutti, ecco perché mi piacerebbe fare dei libri non d'élite, ma dei libri che potessero essere acquistati facilmente, anche con un prezzo migliore, una diffusione maggiore. Quindi queste cose che succedono, queste spiegazioni, questi incontri, dovrebbero, spero nel futuro, essere ancora più numerosi per attirare lettori che possono leggere anche attraverso le fotografie. Nel caso di Irene, però, che sa scrivere benissimo e sa fotografare anche benissimo, questa cosa ogni giorno era un diario. E quindi che cos'è un libro, in effetti, no? Un libro di un fotografo? È un diario, poi dipende quali sono i temi, ci sono dei temi che durano 20 anni e comunque alla fine è un diario. E allora vedevo che tutto quello che Irene tirava fuori, come lo scriveva, le parole che usava, le foto che usava, in fondo era un libro, solo che non era possibile stampare le foto da Instagram, no? Cioè lei in 3 anni ha fatto, penso, migliaia di post, uno più interessante dell'altro, e che facevano capire benissimo di cosa stesse passando lei, il marito, la figlia, che cos'era quello che... Insomma, noi stavamo lì a leggere le cose vere di una donna che si trovava per la prima volta mamma. Il titolo è quello giusto, e comunque appunto è la punta dell'iceberg questo libro, ma c'è tantissimo. Quindi, scusami se ti interrompo, l'hai immaginato subito così su un doppio livello, sia immagini che testi, presumo? Chiaramente l'editore deve avere questo istinto, no? Questo istinto di capire se un libro può essere interessante per un pubblico che è eventualmente il tuo pubblico, perché ogni editore poi è diverso, c'è chi fa poesia, chi fa letteratura, chi fa saggistica. Ho pensato che questa cosa fosse un buonissimo, e lo penso sinceramente, una contaminazione fantastica di scrittura e fotografia, dove il contenuto ha bisogno di tutte e due le cose. In questo caso la fotografia supporta la scrittura e viceversa, la scrittura lo fa per la fotografia, quindi è uno di quei libri che sono come un frutto, no? Cioè nel momento del mio lavoro sono molto più pronto adesso a percepire queste qualità, e quindi
quando è venuta Irene, quando io sono andato da Irene, mi è sembrato normale poi proporglielo. Certo, allora io confesso che non l'ho ancora letto questo libro, ho approfittato di questa preziosissima occasione di farmelo raccontare prima da voi, però da quello che ho potuto leggere, da quello che vi sento dire, è un libro coraggioso, non solo per la tematica che affronta, che è già di per sé un grande atto di coraggio e d'amore, ma perché, da quel che ho capito, tu l'affronti a tutto tondo, senza filtri e senza sconti, quindi parli anche, come hai detto, degli aspetti un po' più critici, delle asperità di questo percorso, e sono cose, a mio parere, difficilmente fotografabili. E quindi, in questo senso, come dice Claudio, il testo diventa di supporto, è fondamentale. Sì, credo che un po' appunto per quella che è il mio modo di articolare il pensiero creativo, parola e fotografia sono due elementi che vanno di pari passo. Un po' credo anche che, sì, come dici tu, la fotografia racconta certi aspetti a un livello più simbolico, più subliminale. La parola affonda la lama in certe contraddizioni, in certe zone d'ombra, e allo stesso tempo parole e immagini si rimbalzano dei significati tra di loro, e quindi la lettura dei testi carica le immagini di nuove possibilità di lettura, e allo stesso tempo le immagini dischiudono un universo di simboli anche rispetto alla parola scritta. Nel libro, anche per scelta molto netta di Laia Brill, che Laia è un'artista, una fotografa straordinaria ed è stata anche la curatrice, l'editor di questo libro, questa è una cosa che lei ha difeso in maniera molto netta, il fatto che immagini e parole avessero sempre pari dignità e non fossero mai una a servizio dell'altra, mai il testo didascalia delle immagini, mai le immagini illustrazione del testo. Ciò nonostante, però, immagini e parole si intrecciano in una maniera che io sento essere molto organica rispetto a quello che volevo esprimere. Sicuramente la fotografia racconta, la mia fotografia racconta in questo libro la costruzione di un rapporto, racconta un avvicinamento, racconta la mia necessità di imparare a guardare mia figlia e di imparare a toccare mia figlia. Non è un caso, anche questa è una scelta di editing, ma spesso le scelte di editing sono scelte narrative, che il libro utilizza questa formula della cornice bianca che racchiude le immagini fino a un certo punto, per poi arrivare a un momento in cui le immagini dilagano, no? E sono immagini di dettagli del corpo, sono immagini estremamente intime, estremamente ravvicinate, proprio a voler raccontare uno sguardo che piano piano si fa strada sul corpo dell'altro. L'altro, appunto, un figlio è altro da te, anche quando viene da dentro. In questo caso, un figlio è radicalmente altro da te nell'adozione, e questo educa il tuo pensiero e il tuo amore in una maniera differente. Non puoi mai percepire tuo figlio, in questo caso, in questa maternità, come una proiezione di te stesso. Non puoi mai percepirlo come un piccolo te. Questo figlio non ti assomiglierà mai. Il rispecchiamento è possibile, sì, ma è possibile un rispecchiamento di anime, non è possibile un rispecchiamento di corpi. In questo senso la fotografia mi ha aiutato a metabolizzare il corpo di mia figlia, a conoscerlo e a sentirlo in qualche modo mio, concedendomi allo stesso tempo a lei e trovando un terreno comune tra me e lei, quando mi era difficile trovare altri terreni comuni. La parola, allo stesso tempo, mi ha permesso di scavare.
mi ha permesso di dare voce a delle mie zone d'ombra, a delle mie zone più oscure, e di cercare di mettere nero su bianco appunto quell'inadeguatezza, quel disagio che percepivo. Allo stesso tempo, ovviamente, il libro non nega e non nasconde nulla. Poi parleremo, se vuoi, della narrativa sulla maternità e dell'importanza per me di scardinare una certa narrativa sulla maternità. Ma il libro non nega e non nasconde nulla, ma allo stesso tempo racconta quello che è stato un percorso faticoso e che è ancora per certi aspetti un percorso faticoso di nel riconoscersi madre, nella forma di una lettera d'amore, nella forma di una lettera d'amore a mia figlia che un giorno lo leggerà e spero capirà che madre sono stata. Adesso, per quel che è dato sapere, che cos'è per Lina Isabel la fotografia? Come la percepisce secondo te? Come la percepisce? Naturalmente, io ho una identità professionale talmente composita che mia figlia ne conosce soltanto un frammento, perché sarebbe molto complesso spiegare a mia figlia tutte le cose che io faccio intorno alla fotografia. Quindi, sì, nel momento in cui tu la fotografi, sì, insomma, di base, nella vostra intimità, di base mia figlia pensa che io faccia la fotografa, punto. E quindi la fotografia è la cosa che fa mamma, la fotografia è quella che vede su tanti libri che sono in casa, la fotografia è qualcosa che a volte dice di voler fare, perché appunto nella lunga lista di cose che vuole fare da grande c'è la fotografa, la veterinaria, la regista teatrale, sì, è tutto abbastanza, è tutto fin troppo, diciamo, ovvio. Però, la relazione che mia figlia ha adesso con le fotografie di se stessa e con questo libro, mia figlia sta per compiere 9 anni, è una relazione che anche io sto capendo giorno dopo giorno, nel senso che è qualcosa che la gratifica tantissimo, il fatto che ci sia un libro su di lei, un libro su di noi. È qualcosa che allo stesso tempo però le resta ancora abbastanza esterno e straniero. Il libro non ha ancora mai chiesto più di tanto di prenderlo, di sfogliarlo, piuttosto di farlo vedere agli altri, ma ancora non l'ho mai vista da sola confrontarsi con l'oggetto libro, però è molto orgogliosa di farlo vedere agli altri. E lo studia da lontano, magari. Sì, per ora lo studia per interposta persona e non mi ha ancora chiesto di leggerlo. Questa è una cosa su cui anche con mio marito ci confrontiamo, ne parliamo. Per me è presto per leggerle questo libro, perché mia figlia ha quasi 9 anni, ma è, per il vissuto che ha, una bimba più piccola dei suoi 9 anni, e ci sono tante sfumature di significato nel libro che sarebbe complesso cogliere adesso, ma allo stesso tempo questo libro è scritto e fotografato anche e soprattutto perché lei lo veda quando sarà più grande, quindi non c'è nessuno. Per scendere dal libro, tu stampi spesso le tue foto? Non le stampo spesso, le stampo soltanto quando sento la necessità di mettere in fila una narrativa. Quindi, e questo richiede tanto tempo, ha richiesto tanto tempo per la madre attesa e lo stesso sta richiedendo tanto tempo per il progetto a cui sto lavorando ora, per cui però arrivo a stamparle solo quando proprio sento che qualcosa si è sedimentato. Allora, a proposito di percorsi, ci volete raccontare un po', non so, tu e Claudio insieme, quali sono le fasi di realizzazione di un libro? Prima c'era l'immagine di copertina, e adesso magari riusciamo a ritrovare. Ecco, partiamo da qua. Io parto sempre dalla prima immagine che vede un lettore quando prende in mano un libro. Ci volete raccontare la copertina, ma non solo, anche poi quali sono le fasi di realizzazione di un libro? Ci sono anche delle immagini, diciamo, di backstage, ma non, forse non è proprio il termine più adatto, nei momenti in cui tu... Sì, delle immagini che documentano, diciamo, diverse fasi della lunga gestazione, insomma, che ha portato poi
al libro, ma diciamo che su questo sicuramente lascio la parola a Claudio. Due parole solo sulla copertina, perché la copertina, io non, forse Claudio lo ricorderà, io non ricordo più esattamente qual è stato il momento in cui questa immagine è affiorata come una possibile copertina. Diciamo che questo è uno di quei casi in cui, quando ho fatto questo scatto, non avrei mai pensato che questo scatto sarebbe finito sulla copertina del mio libro, sulla copertina di un libro. Allo stesso tempo, oggi, questa copertina mi appartiene così profondamente, mi sento così profondamente rispecchiata da questa immagine e da come questa copertina è stata creata da Alessandra Pasquarelli, che è l'art director che ha seguito tutti gli aspetti grafici del libro. Quindi in qualche misura non so nemmeno a chi si deve, non si deve a me comunque la scelta di questa immagine per la copertina, eppure appunto ogni singolo elemento di questa cover mi rispecchia profondamente. Vai, è il tuo turno, raccontaci. Vabbè, insomma, beh, sì, è vero, poi un saluto a Alessandra che ci ha seguito dall'inizio, ma comunque è entrata anche in treno in corsa, perché ogni libro arriva sul tavolo dell'editore con una presenza diversa da quella che aspettavi tu, perché prima che il libro poi diventi così in carta con la copertina, non te l'aspetti mai, un po' come i figli, no? Io quando è nata mia figlia, per esempio, sono rimasto deluso di Eva, no, veramente è una cosa, non c'entra niente con i libri, però insomma, per esempio, mi ricordo che somigliava molto a me quando c'avevo una foto da bambino, a parte che era molto più bizzarra perché aveva i capelli biondi e rossi come Rod Stewart, e quindi siccome somigliava a me c'ero rimasto male, perché uno si aspetta un bambino che è una bambina, tra parentesi, diversa, e invece è una cosa che non so spiegare, non l'ho detta a nessuno poi, ecco, non l'ho detto a lei sicuramente, a mia figlia. E quindi il libro arriva e ti meraviglia. In questo caso siamo rimasti felicemente colpiti che tutto fosse andato a meraviglia, perché poi quando si fa i libri c'è sempre poi magari un piccolo errore, un refuso, una cosa. In effetti c'è una piccola cosa, ma non ve la diciamo. In effetti il refuso c'è, ma non ve la diciamo. No, c'è un refuso che, c'è una cosa importante, c'è un dio dell'editoria che non va mai sfruculiato, cioè dobbiamo sempre fare un piccolo errore per, è come se no uno deve dire non c'è la perfezione, quindi questa è la scusa per cui gli errori vengono accettati anche all'inizio con angoscia, poi invece sono cose piccoline e va bene così, specialmente poi il nostro sta all'ultimo, nessuno se ne accorge. E la copertina penso che sia arrivata da sola, non l'abbiamo scelta noi, si è scelta da sola. Quindi è arrivata, poi volevamo utilizzare una carta cangiante. Una carta cangiante, però questa carta poi non era molto, molto complicata farla, perché volevamo rendere il fiore serigrafato, come se fosse possibile toccarlo, cioè che ci fosse un tipo di lucido solo sul fiore, solo che quella carta non permetteva la serigrafia a settore, e quindi poi abbiamo optato per un altro tipo di carta che è madreperlacea, molto molto bella, e devo dire che appunto non abbiamo fatto altri interventi se non quello bellissimo che appunto che ha fatto anche Alessandra, dove la M di madre è sormontata dalla foglia. Per esempio, pochi minuti prima, pochi giorni prima, la M era quasi sparita sotto la foglia e non andava bene, perché sembrava la Hadre, sembrava un libro toscano. E invece poi abbiamo spostato un pochino ed è riuscita proprio benissimo. E poi questa nuance azzurro, rosa e giallo, veramente un po' psichedelica, che può anche rappresentare
il modo in cui una mamma diventa madre all'improvviso, e questi colori sono un po' da così, ma ricordano anche lo stordimento. Però è molto poetica, e ha ragione Irene a dire che la rappresenta, perché questo fiore è un fiore che sta nascendo, che sta fiorendo, e quindi è molto simbolico il tutto. Devo dire che è una delle più belle copertine che abbiamo in catalogo, veramente molto molto bello. Non so come si dice in inglese, nella versione inglese, come si dice, Irene, la madre attesa? The waiting mother? Com'è? Non, the expected mother. Ah, è però brutto, the expected mother. Lo so, non è bello come in italiano, lo so. No, vabbè. E quindi diciamo che la lavorazione del libro è sempre complicata, perché in questo caso... Ma posso parlare? Cioè, Vado avanti? Devi parlare. No, dico, questo libro qui, e poi chi lo vedrà in libreria, o insomma, ha una misura molto agevole, no? Non so se lo vedete bene, però più o meno si percepisce. Sì, ha una forma agevole, che con la copertina rigida che protegge il tutto, insomma, è un libro che non teme il passare del tempo, e questa è una cosa molto bella. Nello stesso tempo ha una misura per cui la distanza giusta tra occhi e la distanza del braccio fa sì che lo vedi molto bene, non devi né allungarti né ciecarti. E questo è un formato che a noi editori piace molto, perché in libreria lo riescono a mettere bene. Tante volte questi problemi tecnici di misura non ci si pensa, e invece bisogna pensarlo. E la carta pure, appunto, è una carta per cui la stampa viene molto bene, ma anche il testo non è una carta lucida, è una carta patinato opaca, che insomma devi vederla, e permette anche di stampare bene il testo. Poi in questo caso sono stato invitato in maniera molto simpatica da Irene e Alessandra a fare dei piccoli disegni in alcune pagine che a destra raccontano le frasi, rappresentano dei discorsi, delle frasi che fa Lina Isabella, la mamma, molto molto divertenti, la parte più divertente del libro. E quindi in quel caso queste frasi della bambina sono accompagnate da alcuni piccoli disegni che ho fatto insieme a Irene un giorno in casa editrice, e poi Alessandra li ha scansionati. Questa è una cosa appunto infantile che ci siamo permessi, perché è anche un omaggio a Lina Isabel, che è l'attrice principale del libro, ma eccola, sì, non si vede bene. Le pagine sono bianche, vabbè, un motivo in più per spingere chi ci sta osservando a acquistare il libro. Irene ha lavorato, ha chiesto di poter lavorare con Laia Brill, una curatrice di grandi mostre, libri, che le conosceva, e quindi lei diciamo che la prima parte importante ha scelto le foto che trovate nel libro. Magari abbiamo fatto anche delle aggiunte. Comunque la prima scelta iniziale su tantissime fotografie è stata fatta da Laia, e Irene ha consentito, ha detto sì, andava bene la scelta. Stasera forse vedremo anche delle foto che sono rimaste fuori, non perché non fossero belle, ma perché poi bisogna sempre scegliere comunque un racconto, un montaggio. E la cosa che successe all'inizio era che Laia ci ha mandato un suo racconto, un suo editing, su un layout più grande di quello che era poi il libro che volevamo fare io e Irene, e quindi queste foto si perdevano in una misura più grande, e diventava con questa scelta, con questo formato più grande, il libro diventava troppo grafico, troppo contemporaneo, sembrava perdersi un pochettino l'aspetto anche di racconto intimo e importante che lei ha portato avanti sulla maternità. Quindi abbiamo chiesto il permesso, e lei ci disse appunto che potevamo sicuramente cambiare il formato, e poi anche l'equilibrio della grafica, delle foto, la misura è cambiato, per cui è rimasta questa scelta, ma siamo andati avanti su un altro binario, e credo che poi appunto alcune pagine erano troppo vuote,
e quindi Irene è stata carina anche ad aggiungere altri testi, per cui il libro è ancora più pieno di testi della scelta di Laia, e questo secondo me ha migliorato molto l'aspetto comprensibile, cioè l'aspetto di conoscenza del tema e anche della qualità della scrittura di Irene, che insomma ti prende e ti fa riflettere. Sono quasi come se fossero poesie, no? Come se fossero, non è un saggio. È veramente un romanzo con fotografia e racconti intimi. Quindi questa cosa qui poi piano piano si è trasformato il libro, ma non è così semplice. Però bisogna avere appunto i partner adatti, come è stata Irene e anche Alessandra, insomma, ecco. Certo. Allora, noi abbiamo questa sera una serie di foto che sono state, diciamo così, scartate appunto in fase di editing. Non sono queste che state vedendo adesso, forse adesso le troviamo. Nel frattempo chiederò a Irene di raccontarci un po' perché queste foto... Ecco, partiamo da questa che sicuramente c'è da dire. Allora, dunque, sì, il processo di editing è sempre, per un libro, insomma, è un processo lungo, complesso, a volte travagliato. Nel mio caso non è stato particolarmente travagliato perché con Laia ci siamo trovate sulla stessa lunghezza d'onda fin dall'inizio. Tra l'altro, per me che nella vita faccio tanto, tanto, tanto editing con il lavoro di altri fotografi, è molto chiaro il fatto che il processo di editing è un atto creativo condiviso con l'autore, quindi è nel momento dell'editing che si mette a fuoco la narrativa di un libro. Poi questa narrativa può essere più o meno a fuoco fin dall'inizio, ma nel processo di selezione e messa in sequenza delle immagini si definisce la linea narrativa, si definiscono le intenzioni di quel racconto. Quindi in questo Laia è stata molto brava, ci siamo trovate appunto fin dall'inizio in assoluta sintonia. Poi, come diceva Claudio, ci sono stati dei cambiamenti in corsa, perché naturalmente, questo diciamo è l'eterna conflittualità tra editor e editori, perché Laia aveva dato un'impronta più minimalista al libro, con più pause, più spazi bianchi, mentre Claudio, con un'ottica appunto più editoriale, sentiva la necessità di un ritmo più incalzante del racconto, necessità in cui io mi sono anche riconosciuta, perché in effetti questo è un racconto che necessita di molto calore e di molto e di molta intensità. Naturalmente nel processo di selezione, di messa in sequenza, qualcosa resta fuori, perché io in 3 anni ho prodotto un numero di immagini enorme. Il libro ne contiene tante, ma per ovvie ragioni non tutte. Bisogna, appunto, nel momento in cui si definisce l'arco narrativo, vanno fatte delle scelte e vanno fatte delle rinunce. Queste rinunce, devo dire che un po' io le ho fatte serenamente, fidandomi profondamente di Laia. Un po' lei, che è un'attitudine che ho anche io come editor, è molto generosa, è molto aperta anche al cambiamento, quindi lei mi ha proprio chiesto quali fossero per me delle rinunce insostenibili. Comunque siamo arrivate sicuramente a... oggi io mi ritrovo appunto un libro in cui mi riconosco completamente, senza rimpiangere nulla, di aver lasciato indietro nulla. C'è forse un'immagine che diciamo è un'immagine a cui sono profondamente legata e che amo molto, che è questa, che non è entrata nella selezione, ma che in un certo qual modo siamo riusciti a ritirare dentro. Il motivo per cui non è entrata nella selezione è perché questa è l'unica immagine orizzontale del progetto. Il progetto si compone esclusivamente di immagini verticali. Tutto il progetto è stato scattato con il telefono cellulare, o meglio, tutte le immagini incluse nel libro sono state scattate con il telefono cellulare. Questa immagine invece è stata scattata con la macchina, quindi già per una questione di linguaggio non era interna al discorso visivo che stavamo portando avanti, discorso visivo nel quale l'utilizzo del telefono cellulare aveva una, diciamo, un sottotesto espressivo e concettuale molto specifico, nel senso che è stato
lo strumento d'elezione di questo racconto, perché è uno strumento che consente immediatezza, uno strumento che consente intimità, uno strumento che non è ingombrante, che non crea nessun tipo di filtro tra l'occhio di chi guarda e il corpo di chi viene guardato. È lo strumento che mi ha permesso di avvicinarmi fisicamente a mia figlia per fotografarla in qualsiasi situazione fossimo. Quindi diventa è diventato appunto parte integrante di questa narrativa. Da qui la scelta di escludere una foto che magari può essere bella, magari può essere potente, scattata con un altro mezzo. Questa foto l'abbiamo in un certo qual modo ritirata dentro perché abbiamo fatto una edizione limitata di libri con una piccola stampa firmata e numerata inclusa per tutte le persone che hanno preacquistato il libro prima dell'uscita e questa è la stampa che abbiamo incluso. Un'immagine che sicuramente per me è straordinariamente rappresentativa di tantissime cose. Del mio rapporto con mia figlia, del dialogo di corpi tra me e mia figlia, della costruzione di un'intimità, del mio rapporto con gli animali, di cosa da un punto di vista simbolico il mio rapporto con gli animali significa e cosa ha significato nella costruzione della relazione con mia figlia. E quello che è nell'immagine è Pixie, il nostro pappagallo, che in un certo senso in quell'immagine è realmente un ponte tra me e lei. E quindi per me è estremamente potente e simbolica, insomma, di quello che è sì, il mio vissuto. Anche questa è un'immagine inclusa nel libro, invece. Nel libro gli animali sono una presenza ricorrente non solo perché la nostra famiglia è una famiglia composta anche da animali, ma sono una presenza ricorrente perché a un livello simbolico gli animali hanno un significato molto forte nel libro e sono presenti tante immagini di animali molto giovani di specie differenti che in qualche modo rimandano al discorso dell'accudimento, della genitorialità e dell'accudire qualcuno che non ha il nostro stesso sangue. Allo stesso tempo sono presentissimi gli animali che fanno parte della nostra famiglia, quindi appunto Pixie e Zazie e Isabella, che sono i nostri cani e che sono stati fin dal primo momento un veicolo di dialogo e di connessione tra me e mia figlia. E quindi appunto questa presenza ricorrente non è sfuggita a Laia, che sicuramente nell'editing l'ha sottolineata, perché appunto è proprio, diciamo, una punteggiatura continua nel libro la presenza degli animali. È anche un rimando alla ricerca di una dimensione istintuale, ancestrale nella relazione con il proprio figlio, dimensione istintuale e ancestrale che però non può essere data per scontata, perché la maternità è una costruzione, non è un istinto. Chiaro? Allora, io ti volevo fare una domanda. Prima cerco di interromperti il meno possibile, perché sono veramente affascinata da tutto quello che dici. C'era una delle tante foto, quella in cui pettinavi Lina Isabel con... come si chiama? Isabella. Ci sono molte foto in cui compari anche tu. E in quei casi chi è che fa la foto? Cioè, non intendo dire chi preme il pulsante, ma chi ha l'idea di comporre? Sei sempre tu? Sì. O capita che magari tuo marito, qualcuno che ti sta intorno, ti suggerisca di fotografare qualcosa? Sempre tu? No, sono sempre io. In alcuni casi che mi autoritraggo con una serie di accrocchi di fortuna. Con lo smartphone, in effetti, non è così semplice. Facendo cadere il telefono innumerevoli volte, mettiamola così. In tanti altri casi è stato mio marito Marcello a prestarsi con appunto, tra l'altro passando, diciamo, sotto le forche caudine del mio figlio, perché chiaramente non
diciamo c'era sempre qualche cosa di sbagliato in quello che faceva, ma in realtà ha avuto una pazienza sconfinata per questo e per tantissimi altri aspetti, ed è stato un supporto fondamentale, imprescindibile in questa avventura condivisa a metà, perché lui è il padre di Lina Isabel, ma diciamo anche questa avventura di travagliata maternità. Questa immagine che stiamo vedendo da questo punto di vista è un'altra di quelle immagini che sì, diciamo, avrei voluto entrasse nella sequenza, ma non è entrata, e lo avrei voluto perché questa immagine documenta un momento in cui ci trovavamo alla Mesa. La Mesa è una cittadina della Colombia dove tutte le coppie che adottano in Colombia confluiscono a un certo punto, perché il Tribunale della Mesa emettere la sentenza di adozione, perché il Tribunale di Bogotà è sopraffatto da altre cose, quindi un piccolo tribunale di questa piccola cittadina vicino Bogotà è il luogo dove vengono emanate tutte le sentenze di adozione delle famiglie che adottano in Colombia. È stato uno dei momenti più complicati, perché eravamo famiglia da forse 2 settimane, era passato quel primo momento di confusione totale, per cui non capivo nemmeno che stesse succedendo, stavo cominciando a metabolizzare l'accaduto, un accaduto, ripeto, desiderato e cercato per 3 anni negli impervi sentieri dell'adozione, nulla di casuale, nulla di capitato, ma nonostante ciò questo cambiamento era così traumatico che mi risultava difficilissimo assorbirlo. Il momento in cui ci trovavamo alla Mesa è stato uno dei momenti più difficili in assoluto, e questo attimo documenta una situazione di capriccio, di conflitto con Lina Isabel. Si vede mio marito sullo sfondo ed è stato uno dei tanti momenti in cui un po' ci siamo sentiti persi, un po' ci siamo sentiti alle prese con qualcosa di più grande di noi, con qualcosa che non, un ruolo, quello di genitori, che non sapevamo interpretare realmente. Poi per certi aspetti lui è stato molto più bravo di me, perché è una persona più paziente, più flessibile di me, e come dire, per certi altri aspetti il ruolo di madre porta con sé un carico di aspettative dal punto di vista personale, dal punto di vista sociale, riuscire a identificarsi con la narrativa dominante sulla maternità che vuole le madri sempre e comunque calate nel proprio ruolo e devote al proprio ruolo, può diventare molto difficile, molto più difficile di quanto non sia invece calarsi nel ruolo di padre. Allora, voglio fare una domanda a Claudio. Secondo te, perché le foto di Irene funzionano? Quali sono? C'è una lista di elementi? Io ho la mia, ho il mio elenco di motivazioni per cui le foto di Irene sono di grande impatto sull'osservatore. Però chiedo prima a te se c'è un elenco, secondo te, vediamo se combaciano. Ecco, magari ne rivediamo un po' di quelle incluse nel libro, queste sono quelle selezionate. Ci sono delle cose che ricorrono, dei tratti. Innanzitutto qui vince anche la sintesi che lei ha. Irene riesce a creare una composizione molto diretta, molto forte, e quindi ti fa precipitare dentro una situazione, no? Il fatto di vedere questa spallina, e di vedere questi peletti, questo ciuffo, c'è un solo neo, c'è poi Hello Kitty, cioè questa cosa qui è tutto, no? Oppure questi quattro puntini rossi, cioè sono foto molto pop da questo punto di vista, quindi molto contemporanee, ma anche molto vicine a anche questa, no? È un taglio così, non c'è niente da togliere, è così, è questa.
è già tagliata bene e tu vai dritto all'immagine, non vieni distratto da altro, anche se poi qui puoi vedere il tettuccio del palazzo, il caminetto che esce, in certe foto, poi in questo caso non lo poteva controllare in assoluto, però poi c'è l'ombra, però ecco, i colori sono sempre, hanno un cromatismo che non è confuso, c'è il pomeriggio che è giallo, c'è la notte che è questa luce così, c'è il blu, c'è il verde, c'è il rosa, sono foto cromaticamente che hanno a che fare a volte più con l'arte che con la fotografia, no? Questo è secondo me un'attrazione, questa qui appunto è monocromatica, è come se fosse una foto in bianco e nero, quindi credo che funzioni per questo motivo qui molto. Questa è la qualità che io trovo. Poi chiaramente andando a leggere rivedi come in un film le scene di cui si evoca la sensazione, l'emozione. Anche nelle altre foto, quelle che fanno parte del libro La madre scartata. Mi sono arrivata. Quelle lì, questa ci sta quella col fumo, guarda, non so quella mo perché non l'ho vista, sennò... L'avrei costretta a metterla, queste sono pure molto belle qui al lago del Turano, dove non so, no, c'è quella lì dentro la vaschetta con il fumo, è un'immagine in bianco e nero, il vapore, sì, questa qui è molto giapponese proprio, no? Poi questa è a colori, chissà com'era a colori, però questa qui è bellissima, però è vero che forse poi era molto misteriosa, molto un altro mood, un altro registro probabilmente, però è veramente una fotografia ottima, questa vincerebbe moltissimi premi se partecipasse a questi insomma, sì. Secondo me sì, però insomma sì, questa cosa qui c'è una composizione pulita e sintetica, ed è quello che un fotografo deve fare. E poi c'è anche il racconto dove stai e alla qualità del momento proprio, no? Allora, sono perfettamente d'accordo sul discorso del colore. Tu hai usato una bella espressione, hai detto non c'è cromatismo confuso. È vero, le sue foto sono prevalentemente a colori, però non c'è mai niente che disturba. Che è un discorso che avevamo fatto anche nella nostra diretta con Stefano Mirabella sulla street photography. Dicevamo che spesso capita, purtroppo, di includere anche involontariamente in un'immagine degli elementi che hanno delle tonalità che attirano l'attenzione anche se il fotografo non vorrebbe. Nel tuo caso c'è una cura del dettaglio, credo, nella composizione, ma anche a monte, nella scelta dell'abbigliamento, degli accessori che utilizzi, con tua figlia, che è pure un'espressione di amore ulteriore, secondo me, perché si vede proprio che è una passione per l'estetica, per la bellezza, la ricerca del dettaglio che sta bene in armonia con tutto il resto. Quindi il colore, assolutamente, una grande attenzione per la luce e le ombre. Molto spesso nelle tue foto ci sono delle ombre, delle luci che sono protagoniste della scena insieme a voi, e le trovo di forte impatto. Quelle sono le luci di Centocelle, comunque, sono proprio le luci di Centocelle. Splendide ed emozionanti luci di Torpignattara. Tra le due del pomeriggio. Torpignattara, perché lei, pur non fotografando in uno studio, quindi lei non ha un fondale fotografico, ma molto spesso cerca il muro ideale, il muro perfetto per far sì che il soggetto risalti. C'è anche la manovalanza del marito regista, poi c'è Sorrentino che passa, muove cose dal muro prima che lei possa fare le foto. È sparso qualche cosa. Realizza un po' il marito in tutte le fasi della costruzione fotografica. No, a parte questo, tornando... No, comunque, guarda, tra parentesi, voglio ricordare che Irene ha fatto, abbiamo fatto insieme, ma insomma il merito è suo, questo libro che si chiama I Revolution, sì. Dove ha quasi predetto il suo futuro, perché questo libro, I Revolution, parlava appunto di come qualche anno fa, già pochi anni fa, ma insomma sembra già un'epoca passata, alcuni fotografi americani che lei ha conosciuto, è andata anche in America per incontrare
giornalisti e redattori capo dei grandi giornali, già loro utilizzavano la fotocamera per fotografare eventi di giornalismo anche estremo a volte, e quindi era un libro dedicato appunto alla fotografia che sarebbe diventata preponderante in questi ultimi tempi con Instagram. E lei quindi è come se avesse predetto che con le foto fatte con i telefonini si possono fare grandissime cose, servizi, copertine per Lifetime, cioè scusami, Life si fa capire quanti anni c'ho io, Newsweek, queste cose qua, insomma, e si può fare un libro, quindi se ci fosse qualcuno in ascolto dove appunto i fotografi appassionati che comprano anche macchinette importantissime, ok, è una qualità eccellente, ma la cosa importante di un libro è di una... è veramente il contenuto, è come poi dopo lo metti insieme, e Irene ha dimostrato appunto con una fotocamera semplice, insomma, che si possa fare veramente letteratura visiva, quindi veramente non c'è più questo problema, non è come quando si parlava di Polaroid, della qualità in assoluto, così. Io amo molto il negativo, amo stampare le foto nel negativo, quello che facevo io, è stupendo averle, ma qua si sta parlando di un medium, che è il libro, e nessuno potrà dire, ah, questo libro, le foto sono di scarsa qualità, non è proprio, è impossibile. Magari se avessimo fatto un libro più grande, poteva uscire fuori per qualche foto, qualche piccola immagine che aveva proprio, ma... nessuno se ne può accorgere, potrebbe dire benissimo che è una macchina fotografica, ma non è questo il problema, non ci facciamo problemi, l'importante è come vedere, quindi Irene vede veramente l'immagine, la vede e ce la fa vedere molto bene. Allora, c'è una domanda che leggeranno voce fuori campo come al solito, perché come dicevamo, da cui noi non vediamo assolutamente nulla, quindi lascio la parola a Emanuele Costanzo che leggerà la domanda. Buonasera a tutti. In realtà non è una domanda, è un'affermazione che condivido pienamente, di Lucia Mugnolo, che sostiene quanto sia giusto pensare a una maggiore diffusione del libro. Ma prima di lasciarti commentare questa affermazione, volevo farti proprio delle domande tecniche su questo libro, sul libro di Irene, dove si trova, in quelle librerie, se è possibile comprarlo online... Dacci qualche dettaglio e poi commenta pure. Bravo Emanuele, che hai seguito i miei consigli, bravo. Senti, no, ti ringrazio, grazie Lucia. Dice una cosa importante, perché dietro poi la diffusione del libro c'è anche la diffusione, cioè, ce lo scordiamo, c'è la diffusione anche di idee e di... cioè, la cultura visiva non è solamente visiva, ma anche proprio di immaginazione. Cioè, anche... secondo me approcciarsi ai libri di fotografia, non solo, questo è un grande limite per me quando lo sento e quando lo vedo in libreria, e credo che sia la maggior parte delle persone e anche dei librai che vedono il libro come un oggetto estetico, secondo me è un errore importante, quindi voglio pensare che Lucia Mugnolo stia pensando alla diffusione culturale del libro di fotografia, perché la fotografia racconta, nel caso di Irene, in questo caso c'è anche il testo, però anche la fotografia messa in una certa maniera racconta moltissimo di come il fotografo ha visto il mondo, quindi io mi auguro che questo pensiero possa entrare sempre di più così nella testa anche di non solo dei lettori che già lo fanno, ma proprio di quelli che amano la fotografia, ma pensano, grazie Lucia, abbiamo letto bene, molti fotografi pensano a questo aspetto estetico, e quindi gli stessi fotografi che vengono a trovarci durante le fiere che facciamo del settore di fotografia, ma anche a volte fiere dedicate proprio al libro, e noi abbiamo così la sensazione che tante volte... si dovrebbe capire meglio quello che uno vuole fare, e quindi una parte di problema sta in quello che l'editore sa fare e come lo fa. Un'altra parte del problema è culturale, per cui
nelle scuole elementari i bambini hanno già un modo di vedere le cose eccezionale, che lo perdono poi, perché poi, anche se hanno, tutti hanno ormai i cellulari, però poi insegnare la visione è una cosa che dovrebbero fare gli insegnanti, non solo di fotografia, ma proprio di arte. Questa cosa non c'è e noi ne paghiamo le conseguenze. Mentre... dell'arte, non vorrei sbagliare, ma tempo fa girava questa voce che in molte scuole non insegnano più addirittura storia dell'arte, quindi è vista sempre come una maniera, sì, è vero, hai ragione, cioè comunque non investono e quindi le ore calano e aumentano quelle di trucco e parrucco e roba varia, insomma. No, scherzo, però voglio dire, è vero, nelle scuole dovrebbe entrare la fotografia dentro l'arte e l'arte dentro le materie letterarie, ma siamo tutte collegati. Cioè, noi stiamo parlando stasera di un libro, ma non è che parliamo del libro, parliamo di una donna che ha scritto un libro, che ha pensato di fare qualcosa che si chiama libro, ma in fondo è un modo economico di avere a che fare con Irene e di avere a che fare con la sua esperienza. E quindi tu compri un libro, ma non compri l'oggetto, anche se per molti è importante l'oggetto e noi ci stiamo molto attenti, no? Prima mi ero scordato come si chiama la carta che abbiamo usato, si chiama Sirio Pearl, la perla, quindi è perlescente, e a noi fa piacere che poi il libro abbia anche quel mood, quella qualità anche tattile per farsi accettare, ma quello solamente è un inizio, ma la chiave di lettura sta proprio nella curiosità di dialogare con Irene, che ha aperto la sua vita per gli altri, ed è questa cosa che dicevi tu all'inizio del coraggio, è un coraggio ma anche un'empatia, un'apertura al mondo. Cioè, chi scrive libri, a parte quelli appunto che lo fanno per mestiere, sono saggisti, così, ma un libro del genere, c'è anche dentro appunto una qualità umana di condivisione con altre persone, dire guarda, io ho vissuto questa cosa, mi farebbe piacere far vedere agli altri che hanno avuto anche la stessa, sia chi l'ha avuta, sia chi la potrebbe avere, sia chi non l'ha avuta ma che è curioso. Quindi pensa un po' quante cose in un libro, cioè una cosa veramente enorme. Io sono felice di fare questo mestiere, ma è molto complicato ed faccio meno di quello che potrei fare, però è un problema di cultura, però veramente un problema di cultura. Mentre scusate, l'ultima cosa, per esempio, se prendiamo i libri della graphic novel, tutti quanti possiamo dire che hanno fatto questa escalation perché la cultura visiva del fumetto, a quella cultura visiva ci si riallacciano tutti, cioè tutti quanti hanno letto i fumetti, tutti quanti hanno letto le storie che ci raccontavano i genitori, i libri d'infanzia, così, per cui hanno avuto questo vantaggio di un terreno fertile. Ma di fotografia oggi, specialmente oggi che abbiamo abbiamo i cellulari, ma non girano più foto cartacee. E le mie figlie, che hanno una 21, una 17, quando vanno a casa della nonna stanno sempre a guardare gli album che ho fatto io, dei miei cugini, così, e rimangono affascinate perché raccontano una vita che loro vedono ancora più interessante. Adesso scopri ancora le tue foto? Scusate, mi sono lanciata una domanda diversa da quella che ti volevo fare. Però le stampi le foto che fai adesso? Curiosità mia. No, devo stampare molte foto che ho fatto in questi ultimi anni, che non ho avuto più tempo perché dovevo seguire i progetti di Irene, quindi non ho avuto tempo. Okay. No, è curioso questa cosa perché facciamo tutti così, no? Apprezziamo il valore della stampa, è la stessa domanda che ho fatto anche a lei, però lei è No, però come Danni Moretti faccio tante cose, incontro gente, devo stampare un sacco di cose. Comunque Enzo Mangano scrive. Bravissimo. La scelta della carta. Bravo, leggiti le domande. Allora, va benissimo, Claudio, fai da te la scelta, però te la leggo io perché almeno leggila. La mia presenza, no? La scelta della carta non aiuta a far risaltare i dettagli di una foto o comunque come si presenta, ma prima di rispondere, ho capito che è difficile fare l'editore, ma se ti chiedo quali sono i canali di vendita di un libro, e cogli l'occasione, dai. C'è ragione. Allora,
No, no, va bene. Il libro, allora, siccome siamo editori, siamo editori indipendenti, e la distribuzione ha bisogno di un tempo più lungo di quello che succede con Messaggerie, dove se esce il libro di Zero Calcare o di Camilleri o di chiunque abbia un grande editore dietro le spalle, e il libro, se dicono che esce il 23 giugno, vuol dire che dai magazzini di queste grandi case editrici o della distribuzione il libro parte il 20-21 e arriva in tutte le librerie il 23. Quindi, per dire, no? Noi invece dobbiamo chiamare le librerie, ne abbiamo tante in tutta Italia, però dobbiamo raggiungerle, alcune dobbiamo avvertirle, alcune sono fedeli nostre collaboratrici, quindi come arriva il libro bisogna preparare le spedizioni, i documenti e cercare di ottimizzare a volte le spedizioni inserendo anche altri libri che magari le librerie nel frattempo hanno venduto, e quindi il costo viene un po' aiutato in questo, per cui nelle librerie si possono trovare e si possono anche prenotare nelle librerie che eventualmente lo hanno finito in queste ultime settimane, oppure sul nostro sito. Diciamo che se troviamo un acquisto anche di questi di stasera, metteremo una foto. Irene, vogliamo fare questa cosa che okay. Mettiamo a disposizione, apriamo per un giorno solo la possibilità di avere anche la foto firmata da Irene, perché capiamo che è successo stasera. Comunque sì, sul sito è possibile comprarlo. E dopo daremo tutti i contatti internet di entrambi. Irene, poi mi farà piacere che questo libro, poi insomma, già penso che l'hai già pensato di lasciarlo alla redazione di Photocult, glielo firmi, e sì, come omaggio per questa bella, cioè una buona cosa, veramente bello avere persone che si interessano del lavoro altrui. Quindi scusa, devo rispondere a Enzo Mangano? Bravissimo, sì. Che è in attesa. La scelta della carta non aiuta a far risaltare i dettagli di una foto o come si presenta? La scelta della carta, sì, esatto Enzo, ci sono delle carte che normalmente, se scelte bene, danno il massimo per la stampa in quadricromia, per cui costa di più, però aiuta, come dici tu, a tirar fuori la qualità. E appunto anche può essere il cromatismo, può essere il dettaglio, può essere cioè la definizione o anche il colore preciso. Noi nel libro di Irene ci sono questi colori diversi e noi abbiamo fatto il test, quello lì che abbiamo chiamato Epson certificato, e Irene l'ha controllato e ha detto vanno tutte bene tranne una che era più calda o più fredda, non mi ricordo, ma c'è un controllo che si fa perché la carta restituisca la qualità cromatica iniziale. A volte invece per risparmiare, se si usa una carta o più porosa o più leggera o di qualità inferiore, chiaramente si perde molto della qualità basica del file, e questa è una cosa che penalizza poi il lettore principalmente e penalizza poi anche la vendita del libro. Quindi hai ragione, è così. Voi vedete questa cosa qui, questi fogli sono di tre tipi di fogli diversi, grammature diverse, e poi noi abbiamo preso quella che era non troppo calda, non troppo fredda, quella intermedia, e l'abbiamo scelto in base a questo, a queste prove che hanno fatto. E i colori poi sono stati quelli lì, perché sono prove molto, molto, molto al 99% vicine alla realtà. Allora, prima di avviarci verso la conclusione, ahimè, io mi voglio togliere due sassolini dalla scarpa e ti voglio chiedere di spiegarci cosa sono quelle due fotografie. Prima tu hai mostrato una foto in cui c'è la mano di Lina Isabel con una ciotolina con due puntini rossi. Sì, forse la rivediamo così è più chiaro per tutti. Sì, queste sono due immagini che fanno parte delle immagini che usiamo per la comunicazione del libro, perché sono delle immagini che sono, diciamo, particolarmente incisive rispetto alla narrativa che il libro porta avanti. Dicevamo prima, la fotografia parla per simboli. C'è qualcosa che queste palline sono e qualcosa che queste palline rappresentano. Queste palline sono
delle palline che i bambini usano, si mettono nell'acqua e diventano, sono molto 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 piccole all'inizio, nell'acqua si gonfiano, diventano gelatinose e assumono queste sembianze. Questo è quello che sono in realtà. Possono essere molte altre cose e diciamo che possono essere tante cose a seconda del senso che dà loro gli occhi che le stanno guardando. Per esempio, quando io le ho viste, quando le ho viste nelle sue mani, per me sono state uova o sono stati ovuli, forse. E questa cosa che lei tenesse in mano e mi mostrasse queste cose che sembravano delle creature organiche, qualcosa che stava per nascere, per me era molto rappresentativo di tante cose, no? Certo, è stata un'emozione per te, forse più che per lei, però tu c'hai. Sì, poi, sai, cioè, alcune di queste foto sono nate con un'intenzione molto precisa, perché io avevo in mente quell'immagine e volevo realizzarla. Molte altre di queste foto sono nate perché nel farsi quotidiano della relazione io vedevo delle cose, e vedevo delle cose che per me erano simboli. E quindi queste foto raccontano anche la sorpresa, la meraviglia di incontrare sul nostro cammino qualcosa che in qualche modo era un simbolo. E anche qui c'è qualcosa che questa foto documenta e qualcosa che questa foto rappresenta. Documenta il fondo della sua prima piscinetta, una piscinetta per bambini piccoli a forma di conchiglia, su cui lei aveva sparso, le avevo comprato qualche intruglio per fare degli incantesimi, e aveva sparso il contenuto di questa boccetta sul fondo della piscina. Ma guardandola era anche un cielo stellato, in qualche modo. Guardandola era, ce l'avevo sotto di me, ce l'avevamo sotto di noi, ma allo stesso tempo sembrava essere qualcosa che stava sopra di noi. Una versione della foto di Luigi Ghirri. poi ecco, allora Claudio ha detto una cosa interessante per me, perché io ho passato tutta la vita a guardare fotografie, e è chiaro che nelle mie fotografie di oggi confluiscono tantissimi spunti visivi che ho raccolto per strada, e a volte per tutti noi è così, la maggior parte delle volte questi spunti li traduciamo in immagini in una maniera inconsapevole. Ci sono dei fotografi a cui io posso dire di essermi ispirata in un certo qual modo, ma ci sono tante altre suggestioni visive che magari anche a me vengono in mente soltanto a una terza, quarta, quinta, decima visione delle stesse immagini. Mi rendo conto che magari fa parte del mio bagaglio visivo qualcosa che ho tradotto in questa immagine senza neanche rendermene conto, e quello che ha detto Claudio è un esempio di questo. Giustissimo. Senti, concludiamo con l'inizio. Mm-hmm. La prima foto che hai scattato Alina Isabel c'è in questo libro? Sì. La prima che hai scattato in assoluto? Sì, la prima foto che le ho scattato in assoluto è anche, credo, la prima del libro. Dici, magari non è tra quelle che abbiamo mostrato, no, ma sicuramente non è tra quelle, al meglio dal libro. Allora, non è la prima, è la terza, perché le prime tre immagini, in realtà c'è un'immagine che viene prima del titolo e altre due che introducono l'incontro con lei e raccontano me, raccontano l'attesa. La prima foto in assoluto che le ho scattato è questa, difficile che si veda a questa distanza. Però memorizzare il contorno e la rivedrete. Sì, ed è anche qui una foto che, diciamo, in cui io rintraccio la documentazione di un momento e rintraccio un piano di rappresentazione simbolica che per me è alla base di tutta questa storia. Nell'immagine si vedono mio marito Marcello che, tenendo per mano Lina Isabel, attraversa il cortile interno del comprensorio in cui vivevamo a Bogotà.
e allo stesso tempo si vedono un uomo e una bambina molto piccola che varcano una linea d'ombra. E... questo. E finiamo con la cosa più bella, che sono i suoi occhi lucidi. Io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata sincera, intensa, molto profonda. Ringrazio Claudio, che non vedo più, però spero sia ancora con noi. E noi concludiamo mostrandovi la scheda dei contatti che utilizziamo in genere alla fine di ogni incontro. Se volete prendere nota, ovviamente voi trovate Irene su Instagram o su Facebook facilmente scrivendo nome e cognome. Quello che abbiamo deciso di mettere sotto la foto è il sito del vostro laboratorio di consulenza fotografica. Ovviamente Claudio Corrivetti, postcard.com, è il sito della sua casa editrice. E vi mostriamo anche la locandina del nostro prossimo appuntamento, che proprio va in un'altra direzione. Passiamo in area tecnica, perché guarda, magari ti traggo d'impaccio, dai, lo commento io. Grazie. Questo prossimo appuntamento. Grazie, perché gente. Sarò tra l'altro io a condurlo insieme a Giuseppe Maio, che è il product manager di Nikon, e Mimmo Basile, che è un fotografo matrimonialista della zona di Taranto, esperto nikonista che si occupa sia di video sia di immagini fisse. E mercoledì prossimo, quindi non martedì, mercoledì 19 luglio, sempre alle ore 21, faremo veramente una radiografia senza veli, senza filtri, alla Nikon Z8, che è una delle mirrorless più gettonate degli ultimi tempi, dalle grandi prestazioni e per certi aspetti anche un po' controversa. Quindi mercoledì prossimo, 19 luglio, ore 21, sui nostri canali di Facebook e di YouTube, ma come avrete visto anche dalla home page di fototal.it ci si potrà collegare alla diretta di mercoledì prossimo. E ripasso la parola a Jessica per i saluti finali. Io vi saluto e alla prossima. Ciao, ciao, grazie. Grazie a tutti, ciao Claudio, spero di incontrarti presto dal vivo. Avremo una serata, spero, ci stiamo parlando con Emanuele sull'editoria, insomma, per parlare di tanti aspetti paralleli a quello di stasera, insomma, che accompagnano poi il lettore a capire un po' meglio, spero. Sì. Benissimo, allora ti aspettiamo qui. Grazie ancora Irene, grazie a tutti voi che ci avete. Ciao Irene, ciao ciao. Ciao Claudio, a presto, buona serata. Ciao a tutti. Sì, grazie mille.